presento con grandissimo piacere il professor Torfason, che è professore sia all'Università di Göteborg che di Reykjavik, e lui ha presentato uno studio in questi anni e lamenta, vi chiedo infatti di mettere le cuffiette perché c'è la traduzione, lamenta la scarsa trasparenza all'interno della contabilità e dei bilanci delle banche. Su questo tema, sulla contabilità e sul bilancio delle banche, solo. E allora ci spiegherà il professore cosa ha visto all'interno di questi bilanci, e così abbiamo anche un'idea non solo nazionale ma anche estera, perché non è un tema nazionale, ricordiamolo, ma un tema internazionale. Grazie professor Torfason, se viene qui. Diciamo che è tutto qua. So, yeah. Thank you very much for inviting me here all the way from Iceland. I have to state, after listening to the previous talks, that I am not participating at all in any of your constitutional changes or dovete cliccare sulla lingua. Dovete? È qui, è qui. Non touch. Ma è con giù, raggiungiù. Sì. Menu audio. No, aspetta. Allora. Can I start again? Thank you very much. Dobbiamo mettere Italia. Allora, toccando, ci siete tutti? Okay. Bisogna toccare il touch. Poi c'è il menu, audio e selezionate la lingua italiana. Dove c'è nel? Dove c'è nel? Quindi touch, menu, audio. Audio. Ah, è lì. Ok. Ce l'hai? Go. Ancora no. Aspetta, audio. Manca la lingua. Not to Francese. Speak too fast so you get translation, okay. But I also Italiano. Want to speak fast to get through my slides. Sì, adesso sì, grazie. I'm provided. It's a very complex issue, so it's hard to be brief. My first statement in the beginning was that after listening to the translation of previous speakers is that I'm not here at all to be involved in your constitutional reforms or politics at all. I'm just holding as an expert on Italian legislation and trying to clarify the things from 5-year research funded by the European Union partly and in Sweden. So I just want to state that in the beginning. But in order to go to this explanation, I first would like to give a brief statement of what cash is or money, and then briefly go through the problems that we still have, and then try to give explanation with an example from the accounting, and I'm going to skip the global implication of it in respect of time, and then in the end hopefully have some proposal for better understanding, and then I look forward to the debate that we can have. Coming to Italy, I thought I would start by referring to Luca Pacioli, The Origins of Accounting, and he already saw this importance from the beginning. For business, we need basically three practical things: good bookkeeping and actually good mathematics, and then we have to arrange the transaction in a systematic way, and then thirdly cash or its equivalent is to do any business. But
notice this, I didn't find the quote in Italian, but cash or its equivalent. So Pacioli already knew that long time ago. And then, because I come from the university, very brief school book, textbook explanation. What finance students of first year learn. Operating cash flow is usually positive. A firm is in trouble if operating cash flow is negative, if you're not generating cash from your operations. And this you could, can find in any textbook, in business book. Then you go next to the international accounting standard that are basically made in law in 120 countries, where they state in the standard number 7 for cash flow, banks and financial institutions, like any other firms, need cash to conduct their operations. Banks are therefore required to prepare a statement of cash flow like any other firm. So this is what the basic textbook and the basic rules tell us, and that's where I started my PhD in 2008 and looked at the cash flow. And for a normal firm, every company has to have a balance sheet with assets and liabilities, income statement with cost and revenue. And then the third statement is the cash flow statement, to describe the sources and uses of cash. And it's split in three forms: cash from financing, cash from investing, and cash from operations. And if you take the numbers from the statement and put them into a graph, you can see for a normal firm, the blue is the cash that operations is giving you. Then the green is the cash you can borrow from your bank. So on the upper side, this is the positive number. And then on the below zero line is the negative number if there's cash flowing out. So you spend money on some investment, usually, when there is a real estate fund. So then you get money from your revenue. You can get more money from your bank as a loan. And then you can spend it on some investment. And you see the lines are equal on top and bottom. Some years are smaller, some years are bigger, but it's equal coming in and out. Then you're in balance. And then when you look at the banks, this is the picture I got. Again, I didn't study the Icelandic banks at all. I was focusing on just normal banking in Scandinavia. I haven't looked at the Italian banks specifically. I'm looking at ECB now partly, but I'm excluding that for the presentation. But in the time of the study, 2011, this is how it looked like for banks. And if you remember, the blue is the cash flow from operation. And it's basically negative most of the years, except for the year 2008, actually. And this is what I tried to find out and try to understand in my thesis by going through the rules and regulations, history, and the financial statements of the banks, and then interviewing 30 bankers. And here I've just added the 2 years during my studies, and then the cash flow became hugely positive in 2011 and 12. And that's a long story to explain that, but linked to the euro crisis partly. The thing is, cash flow in banks is totally different from cash in other firms. Now, it doesn't have to be mysterious. It's not just in the basic textbook. You have to understand how the banks create money. That has partly been mentioned before. And then it becomes very logical that they have negative operating cash flow, because banks that are lending money, then there is actually more money flowing out of the bank than into it. So then it's very logical that the cash flow is negative during lending growth. And then when they stop lending and people are putting more money into the banks and saving more, and the banks are not lending, then you have a huge, of course, inflow. But the problem is still 2011, 2012, the crisis, of course, made some people realize that, and even admit mistakes, at least shortly after the crisis. The bankers even said in New York, in the autumn of 2008, you should have regulated us more. And then they shortly later maybe changed their mind. But and Alan Greenspan, the former governor of the Central Bank in the US, the Fed,
said that I made a mistake in presuming that self-interest organizations, specifically banks and others, were such that they were best capable of protecting the own shareholders and the equity of the firm. It was a mistake to assume that the self-interest and the free market would provide that best. And then what has happened in the 8 years since the crisis? Krugman, Paul Krugman, the Nobel Prize winner, recently had a very good speech in Geneva last month in September, and is admitting with several other renowned economists like Romer and more that, you know, to a remarkable extent, policymakers and economists are still saying the same thing now as they were saying before the crisis. Things have not changed so much. And for some reason, there does not seem to be a clear consensus of what, if any, lessons we should draw from the terrible economic performance of the crisis and after the crisis. I have to state that actually the central banks saved us from the financial crisis becoming like the Great Depression in the 1930s. So we were actually saved from a lot of horrible things that could have happened by a coordinated actions of the biggest central banks of the world. And that was in a crisis mode when they were operating, improvising, and doing unconventional things. They have been doing unconventional things since 2008, things that could never have been expected, or like the negative interest rate we see now and many other things that they have been done. But due to time limits, I don't have time to go into that now. But that should be respected, that the central bankers have actually kept the economy of the world ongoing and kept us from going into more depression. But there is a limit to how much they can do, and there is actually a role for politics and governments as well. Another governor of a central bank, Mervyn King, the governor of the Central Bank of England, he published a book earlier this year that I'm quoting from here. He was a governor from 2003 to 2013, and then he took 3 years to think about things after he quit, and then this book I strongly recommended, End of Alchemy it's called. He decided to explore the flaws, both in the theory and practice, of money and banking and how they relate to the economy. He came to believe that a fundamental change is needed in the way we think about macroeconomics, as well as the way central bank manages the economy. So there is a strong call for change in thinking. One of the best quotes from Mervyn's book is actually where he refers to a Chinese central banker that he met in 2011 after the crisis, and they were discussing the benefits of the Industrial Revolution and the market discipline. And then the Chinese central banker, unnamed, says, but I don't think you've quite got the hang of money and banking yet. So I think we are still there. Mervyn is admitting it in his book, and we are still there. We have to struggle with understanding money and banking, because that's part of the reason that got us into this trouble. And it's a complex issue. It's really a complex issue. And one of the problems is the accounting of the credit creation. I probably would not say that it misses the credit creation. It's actually capturing the credit creation, but we need to interpret it differently. We need to learn how to read the accounting statements to understand what's happening. Maybe we need to change them. That's part of the research of my thesis. Part of the problem is also that the standard rules, standard regulations, standard accounting has a problem of capturing the specialties of banks. Banks are different from other firms. There are huge economic consequences of not knowing how the operations of banks are going, and specifically the complex issue of solvency and liquidity, these two key elements. And there is a big issue or problem that has been pointed out by several renowned economists like Robert Turner and more, that the banks are lending a lot to each other. So interbank lending and lending within the financial system that's not going to the real economy. John Kay, another economist I can mention,
And then this results in that a lot of the activity in the finance system is going between financial institutions and not going to support the economy. So the way to explain these problems and only part of the big problem that we need to work on solving is drawing on my thesis again, but first I have to mention one of the main sources there, Perry Merling, who wrote the book New Lombard Street After the Crisis, which explains quite well the causes of the crisis. He has listed in one of his presentations the part of the problem to explain why we are in the state we are in. The fatal abstractions that modern macroeconomic thinking uses is resulting in this problem. The models assume everyone is rational and assumes representative agents. It looks through the money, the monetary view, and it doesn't include the legal foundations. So it's very important, the cooperation between economists, accountants, lawyers. It's such a complex field. And the underlying key concept between all these fatal abstractions in the models is the concept of liquidity, which the cash flow statement is partly you thought of providing information about, but it's a very complex concept. Another key quote from Perry is that always and everywhere monetary systems are hierarchical. And I refer back all the way to Pacioli in my first slide, cash or its equivalent. So there was in the historical presentation before talk about gold. I think there's no solution in going back to gold standard. There's no solution in going back from fair value accounting, going back to historical accounting. There's no solution of going from euro back to lira or drachma or whatever. We are in the state where we are, and we have to solve things based on the state where we are. And money systems are always hierarchical. Before 1971, we had the gold on top. That was the ultimate money. And then you had, dollar, and then you had Deutsche Mark, and then you had credit card, and then you have, check account. But it's extremely important that some money is better than other money. And especially in crisis situations, that's where you find out. Coming from the country with the smallest currency in the world, I can assure you of that this will be a problem with crisis when you have a small currency. So, my explanation on only part of the problem, I cannot provide you the whole, is drawn from my thesis that was mentioned, and I showed you the graphs from in the beginning. So, I defended it 2 years ago, the empirical study was done 5 years ago, and I looked at the historical background of the regulations and the accounting standard. I did analysis of the actual financial statement of the banks, and then I had to find out how this negative cash flow could be explained, because the textbook couldn't explain it to me, the accounting standard couldn't explain it to me, and even the bankers couldn't explain it to me, why the numbers were negative when I showed them. And again, that famous bulletin from Bank of England that I think was mentioned by the first speaker was the last reference I put in my thesis in January 2014, where Bank of England clearly state that in the modern economy, most money takes the form of bank deposit. But how these bank deposits are created is often misunderstood. The principal way is through commercial banks making loans. So it's not how standard textbook will explain it with money multiplier or banks taking savings and then lending it. That's not how it happens in reality. Whenever a bank makes a loan, it simultaneously creates the matching deposit in the borrower's bank account, thereby creating new money. This is more and more becoming generally accepted now. So this was quite controversial when I was working on my thesis and until 2014. The reality of how money is created is often today differs from the description found in some economic textbooks. So again,
think I thought that there were people from the bank, Central Bank of Italy here, so I thought this would not be such a controversial issue anymore. But anyway, part of the results of my thesis, I have to speed up now due to time, was referring to Andy Haldane, the chief economist of Bank of England, that we need a new banking regime for banks. And now I'm more coming to the results of maybe that's too much. We can use the accounting system as we have it, but we need to learn how to read the numbers differently. Then the key issue, which I will show you with the examples afterwards, is the lending, netting, and funding key concepts in the cash flow of banking. I want to point out two important points. On the balance sheet side, the balance sheet is expanded when banks create more money, when they create new loan and the deposit. The balance sheet of the banks expands. And then, of course, asset quality is a key issue. And you have to remember that the capital requirements, the new rules, the Basel III and all this, the capital requirements are on the liability side of the balance sheet. But the reserve requirements are on the asset side. So this is often messed up in this question. And the retained earnings are contributing. È folle, semplicemente folle. È una truffa. And so then we have to work on maybe developing new cash flow statements for banks, developing new accounting regime for banks. Now let me go back to the teacher mode and give you a short lesson in accounting of banks with a very simple model. Where we simplify the world again, like economists, based on the fact that the graph that I showed you in the beginning, and here are just the numbers of the. Pushed the wrong buttons. Based on the numbers behind the graph that I showed you in the beginning, that the numbers were negative most of the years. The yellow is the negative. So, in order to understand how it could be negative, is to look at a very simplified model of a world, first with one bank and one customer, and you have the starting balance sheet on the top, and then you have the lending activity taking place, and you have a new balance sheet at the end. So this is a 1 year where only one loan is made in the bank, so I take the picture in three slides now. The top part with the balance sheet of the bank. The equity is 200 and the reserves in the central bank is 200, and then you have 1800 in loans to customers, and you have deposits and other borrowing on the liability side. The important thing is to remember that the asset of the bank is the loan. Everything is negative, everything is mirrored in a bank compared to a normal firm. So the liabilities of the bank is the deposit. So when you take, if you get the money, if you find the money on the ground, or you get the money from inherited from your grandfather, and you go with it to the bank and put it into the bank is not keeping it, but it goes into the liability side of the bank because you are actually lending the money to the bank. That's the deposit. The deposit that you put your money into the bank is funding for the bank, so it's on the liability side of the bank. So this is the mirror side of how they create money out of nothing, ex nihilo, out of thin air. That's because the loan that the bank makes is an asset. When you sign the loan contract, that becomes the asset of the bank. On your balance sheet, if you're a firm or a private person, of course, the loan is on your liability side, and the money you get, the money you borrowed, is on your asset side. But your balance sheet mirrors the bank's balance sheet. So that's how they can create the money out of nothing. Because the loan, when you sign the promise to pay back the loan, that's their asset, that's your liability. And the deposit is created as a deposit account, which is your asset and their liability. So no problem with one bank making one loan, extending their balance sheet. So I added just 100 to loan to customer and 100 to deposits, and the balance sheet is in balance, and it's now 2,100 and not 2,000. Extension of balance sheet in very simple terms. The problem arises when you realize in reality that you cannot create endless amount of loans,
that may be some bankers thought sometime. The problem arises when the customer takes out the money. Then you need to fund it. But that's not such a big problem if all the banks are extending the balance sheet at the same time. So now in my model, think of a world with two banks and two customers in each bank. Same exercise as I showed you before. Bank A, or Bank 1 and Bank 2, both extend their balance sheet by lending to the, the customer, that's customer A in Bank 1, and customer C in Bank, customer A in Bank 1 and customer D in Bank 2 are both getting a loan. And then they are buying houses or spending the loan by buying something from another customer in another bank. Customer A in Bank 1 buys a house from customer C in Bank 2. And customer D in Bank 2 buys a house from customer B. Basically what happens when both banks extend the balance sheet and create new money and new loan and the customer spends the money in another bank, if this is equally distributed and if this is taking place approximately, but think of it for simplicity terms of two customers only, the borrower in Bank 1 spends it to C and the customer C in Bank 2 keeps it as a deposit. And the same thing in Bank 2, the borrower D pays back to customer B in Bank 1 who puts it, the money into its deposit. So if you think that the bank needs to fund it and send the money to the other bank, but the other bank also made a loan and needs to send that money to the first bank, they don't have to send any money at all because they both owe each other, you know, same amount. So they clear the books, they close the system at the end of the day. So the money that they were supposed to send and the money that they were supposed to send equals out to approximately zero. So no funding needed if everyone is giving new loan, everyone is extending balance sheet. And this is the net. Now the next stage is a little bit more complex world, where one bank is giving loan to customers, but the other bank says, no, I'm not going to give any more loan. I think this is something, housing boom or whatever. I'm going to be responsible now, stop lending. I'm not going to extend my balance sheet anymore. And the customer, we call it customer E now in Bank 3, is buying a house from customer F in Bank 4. But Bank 4 is not extending their balance sheet to give any new loans to customers. So there's an imbalance in the system. But what happens in this simplified world with two banks? To close the book at the end of the day, Bank 4 has to lend money to Bank 3 to net out the flow. So instead of giving money to customers, the bank gives money, lends money to another bank. Yeah. So that's the interbank lending. And that's fine when there's trust in the system and everyone is lending to each other and everyone is willing to lend to each other. But when banks don't want to lend to each other, then we have the crisis. When trust disappears. So instead of netting the flow between themselves, they need to fund each other. And this explains partly the huge lending between financial institutions instead of to the real economy. And I will not go into derivatives and more complicated things. But this is very important to get these fundamentals to understand the problem. And it's not the solution to just, you know, create more and more money, because even though that we accept the general knowledge now that banks create money out of nothing and they can create money, of course there is a limit to how much money they can create. Otherwise there will be a crash. And then there is a lender of last resort in the central banks who steps in. If we accept that there can be increased money supply, and there are discussions now, helicopter money or new money, there is limit to how much that can be. And that's the debate and the difficult discussion.
we know there's no problem of creating 100,000 euros that will not create inflation, and banks have been creating much more than that. And 1 trillion euros is maybe too much. But, you know, where is the number in between, where it's acceptable? Because if it's gone too far, then that will, like history tends to create hyperinflation or something like that. But that old historical knowledge that has been, like, in the mainstream decided so that we could not at all accept any increase, there is something in between, and that's where the debate should be. That's my main point. Now, for the way forward, how to solve then this issue, I refer to Bill White of OECD here. He is calling for a paradigm shift, and that's maybe too strong, but he's saying that we need to think about the economy and policy and this interplay, and further the legislation and the implementation of the policies. Finally, we need a political will. So he is strongly putting his words to the parliaments and politicians and governments, because the central banks have been saving us since 2008 for almost 4 years now, 8 years now, and that cannot be the only solution. They can only buy time. Central banks can, you know, save us from crisis and continue to save us from crisis, but at a certain point, politics has to step in. And he says clearly, time is up now. So banking is changing, definitely, in the current state. We have new rules and regulations. I think the banking union is actually a very good way forward, even though we can debate certain aspects of it. But the new rules are based on the last crisis, and they are making sure that we will not end up in the same crisis as last time. Next crisis will probably be somewhat different, but there are very good parts in these new rules that are coming. But there are flaws also, and there are things that they miss. And then the whole issue of shadow banking, I'm not talking about, I'm excluding that now, but that's a huge issue. The capital flows, especially if you're not in the euro area, and the quality, both of the asset quality and the accounting and audit quality, these are all issues that are heavily being worked on now. And macroeconomics is in a huge change mode now. So a lot of things are changing. Then a few thoughts I want to point out in the end, just for the debate and discussion. The old Gresham law from 1579, that the tendency for bad money to drive out good money out of circulation is very good to have in mind. And I'm quoting Yanis Varoufakis, a good economist that used to be a finance minister in another country. I think it's very important to remember that point that he points out, that the notion that money can be administered apolitically is dangerous folly of the grandest market. Money and politics is always related. We have to accept that fact, realize that fact, then we have to deal with it and make laws and rules and regulations. But thinking that we could make up a monetary system that's not... I'm referring to ideas like Bitcoin or something like that. I mean, that is not the solution. And in the end, when we are thinking about paradigm shifts, new economic thinking, changing the system, it's always very good to go back to old books. So I refer to Perry Merling's books of New Lombard Street that he wrote in 2011 after the crisis. And that's in his title, of course, referring back to the old book of Walter Boshoff from 1873, which is called the Lombard Street, because that's the street in London where all the banks are. And it's called Lombard Street because it's referring back to Lombardy in Italy, the origins of banking and the origins of accounting. It's all coming from here. But Boshoff said in this great book that I recommend, and I will just point to the last part of the quote, because I've gone over my time. Money will not manage itself, and Lombard Street has a great deal of money to manage, and that's important to keep in mind. Thank you very much for... following me on Twitter. I think I got introduced to this conference through Twitter, so that's my last one. Che dire, sempre più...
interessante questo dibattito, questa conferenza. Ora vi presento un mio collega, si chiama Daniele Pesco e fa una presentazione, anche noi abbiamo qualcosa da dire sul tema. E iniziamo con Daniele. Buonasera a tutti, e grazie per l'attenzione e grazie per essere ancora qua. Cerco la mia presentazione e ve la mostro. Eccoci. Alcuni degli argomenti che tratterò ora sono già stati trattati dai miei predecessori. Non ho l'arroganza né le capacità tecniche per riuscire a spiegarvi tutto nel modo più corretto possibile. Scusatemi, vi volevo chiedere, volevo dire una cosa. Abbiamo per i giornalisti, solo per i giornalisti, dei fogli che ci avete chiesto sugli abstract, su quello che avrebbero detto i relatori. Ve li abbiamo messi qua davanti, quindi sono a vostra disposizione. Scusate. E spesso inizio i miei interventi dicendo che il nostro sistema bancario è basato sulla fiducia. Noi portiamo i soldi in banca avendo la fiducia che la banca ce li restituisca prima o poi, e la banca ci dà dei finanziamenti sperando e dandoci fiducia e sperando che poi noi li restituiamo. Ecco, proprio per questo fatto probabilmente si è avuta una così grande espansione monetaria, e probabilmente anche per questo fatto vi sono parecchi problemi del sistema bancario, visto che molti soldi non sono tornati. Ma andiamo avanti. Volevo parlare di creazione di moneta attraverso i depositi sui conti correnti. Un'altra cosa che vorrei dirvi prima dell'introduzione di questi argomenti è riferito ai bollettini di Banca Italia, che potete tranquillamente trovare su internet, e troverete che l'anno scorso sono stati erogati circa 1.200 miliardi di finanziamenti a fronte di 1.400 euro di depositi. Ecco, noi abbiamo in mente che i finanziamenti si facciano grazie ai depositi. E quindi come ci spieghiamo il fatto che ci siano stati impiegati più soldi rispetto a quelli depositati? È già questo un fatto che potrebbe allarmarci un pochino. Ma pensiamo a una cosa: anche se le due quantità, cioè i depositi e gli impieghi, fossero della stessa cifra, se avessero la stessa quantità, ecco che anche lì ci sarebbe comunque un problema. Perché se noi tutti andassimo in banca a ritirare i nostri soldi, ecco che questi soldi non troveremmo, perché sono stati prestati a qualcun altro. E da qui ci rendiamo conto che il nostro sistema non è basato sulla moneta contabile, sulla moneta vera, è tutto praticamente creato un po' grazie ad algoritmi matematici, ma soprattutto grazie alla contabilità bancaria. E andiamo avanti. Quindi come funziona il prestito? Funziona grazie ai depositi creati dai cittadini e imprese che depositano presso le banche i loro averi. Le banche cosa fanno? Utilizzano questi soldi, così ci dicono, per prestarli ad altri cittadini. Ebbene, ma prestano la stessa quantità di soldi? No, sicuramente ne prestano molti di più. E noi ci chiediamo, ma quante volte di più prestano questi soldi? Tante volte. Com'è possibile? Grazie ad uno strumento chiamato riserva frazionata. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Penso che molti di voi già la conoscano, però ecco, la cosa importante su cui vorrei soffermarvi, su cui ho discusso prima con un professore che alla fine se n'è andato, il fatto è questo: purtroppo noi siamo qui, noi fortunatamente siamo qui per parlare di questa materia, una materia che ai più è sconosciuta. Quindi è importante far capire a tutti i cittadini, visto che le banche siamo costretti a utilizzarle, come funziona il sistema bancario. Quindi per questo noi vogliamo fare questi incontri, non vogliamo cambiare il mondo, ci piacerebbe cambiare il mondo, ma dobbiamo iniziare innanzitutto da portare la conoscenza a più persone possibili. Provo a spiegarvi che cos'è la riserva frazionaria. La riserva frazionata, in parole povere, una parte dei depositi va tenuta come riserva. Abbiamo un regolamento della BCE, ormai comunque è superato, che fissò questa riserva al 2%. Andiamo avanti, vediamo come funzionava. Data la riserva del 2%, tramite una semplicissima formula, scopriamo che cos'è il moltiplicatore monetario, ossia l'inverso, quindi l'1 fratto questo coefficiente della riserva frazionata, ci dà un valore
pari a 50 volt. È un'operazione matematica molto semplice, un rapporto 1 fratto la riserva ci dà un numero molto più grande che ci rappresenta il moltiplicatore monetario. Quindi la nostra base monetaria viene moltiplicata grazie al fatto che le banche trattengono una piccolissima parte di ciò che noi depositiamo e tutto il resto lo prestano. Noi pensiamo che magari il nostro istinto ci fa considerare che magari questo prestito si fermi lì. In realtà noi questo prestito lo ridepositiamo in banca, a sua volta genererà un altro deposito, le banche metteranno da parte un'altra piccola percentuale e li ripresteranno nuovamente. E adesso andiamo a vedere come. Quindi cittadini e imprese, facciamo un esempio, depositano 100 euro in una banca, la banca ne mette 2 a riserva e ne riprestano 98 ad altri cittadini. I cittadini li porteranno in altre banche, da questi 98 queste banche ne porranno sempre il 2% a riserva, quindi 1,96, ne presteranno 96,04 e andremo avanti così. Altri depositi, altre riserve, altri prestiti, altri depositi, fino a quando si raggiungerà praticamente quel coefficiente che abbiamo detto prima, cioè fino a 50 volte se la riserva frazionata è del 2%, arriveremo a 5.000 euro partendo da esclusivamente 100 euro. E qui iniziamo a capire che cosa vuol dire espansione della base monetaria. Andiamo avanti, noi abbiamo provato a fare due esempi simili a quelli che ha fatto il professor Torfason e abbiamo preso praticamente delle attività molto semplici per semplificare l'attività bancaria. Quindi abbiamo costituito una banca attraverso 1 milione di euro, a questa banca abbiamo fatto comprare dei BTP per lo stesso valore, abbiamo inventato dei finti clienti che hanno versato su queste banche due valori di depositi, 70.000 euro e 30.000 euro, e abbiamo fatto erogare dei mutui a questa banca da 100.000 a 120.000 euro. Poi ci sono stati dei 6 circolari che hanno sottratto soldi alla banca perché sono i soldi dei mutuatari che sono usciti, ok, 80.000 euro e 70.000 euro, e poi sono arrivati altri 80.000 euro da una Z immobiliare, un cliente della banca. E poi c'è una parziale restituzione del mutuo, prima attraverso le rate e poi attraverso un grosso bonifico che per una parziale restituzione del mutuo del signor Rossi. Quindi su questa banca la cosa che andiamo a, diciamo così, a osservare più da vicino è il fatto che i due mutui vengono erogati su conto corrente della stessa banca. La banca dopo, la banca prova 2, è simile, solo che notiamo che l'erogazione dei mutui viene effettuata invece su conti correnti di altre banche e poi bene o male l'attività è molto simile a quella della banca 1. Abbiamo provato a fare le scritture contabili, abbiamo provato di banca 1 e banca 2, abbiamo fatto il bilancio di banca 1 e banca 2, di che cosa ci siamo accorti? Ora, questa vuole essere la base e lo spunto di studi più approfonditi. La cosa di cui si è reso conto più, diciamo così, in modo più emblematico, è il fatto che subito ci siamo accorti che banca 1 e banca 2, sulla banca 1, laddove sono stati creati i finanziamenti su conto corrente della stessa banca, ecco, notiamo che la banca non va in crisi di liquidità, anche se eroga più soldi di quelli che ha in cassa, ebbene, visto che i conti correnti sono all'interno della stessa banca, i conti correnti dei clienti che chiedono il mutuo, quella banca quel giorno lì non ha crisi di liquidità. Invece la banca dopo, la banca 2, e lo vediamo nei due cerchietti, che eroga finanziamenti sui conti correnti dell'altra banca, ecco, in questo momento questa banca sicuramente, quindi dove, alla data in cui ho messo la freccetta, quindi al primo di aprile, praticamente avrebbe la difficoltà di ottemperare appunto la liquidità interna della banca, che dovrebbe per forza fare riferimento, diciamo così, al mercato overnight per trovare dei finanziamenti e riuscire ad andare avanti nella sua attività bancaria. Non vi tedio oltre con le altre cose sul bilancio, perché sono esempi comunque simili a quelli del mio predecessore, ma vorrei andare avanti sulla parlare ancora della riserva frazionata. Ebbene, in Europa, regolamento, quello che vi ho detto prima, il regolamento del 2003 l'ha fissata al 2%, poi che cosa è arrivata? È arrivata Basilea 3. Basilea 3 ha rinnovato questi indici patrimoniali partendo proprio dalla leva finanziaria e impone che una banca disponga di attivi liquidi di qualità fissa oltre alla riserva frazionata altri due coefficienti molto importanti, uno è il coefficiente di liquidità a breve termine e uno è il coefficiente di liquidità a lungo termine. Questo ci vuol far capire che
Basilea 2, Basilea 3, adesso andremo a vedere che cosa sono, hanno praticamente reso più severi i regolamenti bancari. Però dovremmo iniziare a chiederci chi ha deciso questi regolamenti bancari, e lo vediamo ora. Ebbene, Basilea 3 praticamente ha creato delle regole che, grazie a degli accordi internazionali, sono diventate delle vere leggi, prima a livello europeo e poi a livello italiano e di tutti gli stati membri. Questo cosa ci vuol far capire? Ci vuol far capire che le banche, perché al contrario di Basilea, lo vediamo in seguito, la domanda è chiara, Basilea chi è costui? Tranquillamente su internet potete trovare tutte le informazioni che volete, ma è giusto ricordare il fatto che il Trattato di Basilea è nato nel 74 in seguito ad una crisi bancaria di una banca tedesca, ed è partecipato praticamente dalle più grandi banche centrali del pianeta. E praticamente all'interno di questo comitato vengono decise quali sono le regole a cui il settore bancario mondiale deve attenersi. Su questo penso che sia abbastanza corretto. Ora, noi dovremmo però capire il fatto che all'esterno del nostro paese vengono decise delle regole che incidono in modo drastico anche sul nostro paese, sulla nostra economia. E dobbiamo essere contenti di questo? Probabilmente no, perché ogni paese, ogni nazione ha una sua economia che dovrebbe essere tutelata da legge dello stesso Stato, e quindi questo ci fa capire che forse una certa autonomia monetaria ogni paese dovrebbe averla. Purtroppo non è tutto. Questi, come accennavo prima, queste regole monetarie decise dalla BCE sul settore, dalla Comunità di Basilea sul settore bancario, sono norme che sono negli anni diventate sempre più severe. E lo vediamo attraverso i coefficienti che hanno anche creato, dei coefficienti nuovi che prima non esistevano neanche, sono stati creati e impongono alle banche di rispettare i coefficienti dei requisiti patrimoniali sempre più stringenti. In Italia abbiamo una situazione un pochino particolare, banche in crisi che non sono state all'altezza, nella loro complessità, di riuscire a rispettare questi obblighi patrimoniali decisi da chi? Abbiamo visto dagli stessi banchieri nazionali, dai governatori delle banche centrali. Andando avanti, la guardiamo da qua. Il Comitato di Basilea quindi ha reso sempre più severe queste norme bancarie, e quindi cosa è successo nel nostro paese? Abbiamo avuto una stretta del credito. Questo perché? Perché eravamo abituati ad avere delle banche che emettevano crediti con moltissima facilità, avevamo un'economia abituata a ricevere quella mole di crediti, poi però sono arrivati appunto dei sistemi, dei requisiti patrimoniali più stringenti, stretta del credito, perché le banche non hanno avuto la stessa possibilità di emettere credito rispetto a prima, e quindi questo ha comportato minori investimenti, quindi crisi economica. E chi è iniziato a cedere per primo? Logicamente le strutture più piccole, quelle meno finanziate. E da qui è iniziato praticamente il processo della crisi economica. L'aumento costante dei crediti deteriorati, anche per altre ragioni riferite alla crisi. Però sui crediti deteriorati, secondo me, andrebbe aperta comunque anche una parentesi sul fatto che le nostre banche sono forse state guidate in un modo, diciamo così, forse un po' troppo allegro negli ultimi anni. Vi è stata una gestione particolarmente, diciamo così, caratteristica, che ha fatto in modo che molti crediti fossero erogati senza le dovute garanzie. Questi crediti spesso non sono tornati indietro, e anche questo ha creato gravi problemi alla nostra economia. Ebbene, le banche quindi si sono trovate in difficoltà a rispettare questi coefficienti patrimoniali, e abbiamo visto molte banche chiudere. L'esempio delle quattro banche salvate in modo finto dal governo l'anno scorso ci ha fatto capire come
quelle banche non erano più in grado di rispettare dei coefficienti rinnovati da pochissimi anni. Quindi avevamo delle banche abituate a emettere credito in un certo modo, a un certo punto è arrivato il regolatore a dire che questi crediti non potevano essere più erogati in quel modo, che bisognava stringere i rubinetti, ma il nostro sistema bancario non era ancora abituato a quei coefficienti. E così, cosa è successo? Le banche, quelle un pochino più in crisi, quelle un pochino più piccole, hanno iniziato a chiudere. E questo che cosa ci ha portato? Ci ha portato a insolvenze delle banche, a chiusure e fusioni bancarie e a centramento del potere bancario. Quindi quello su cui vi voglio far riflettere oggi è che forse il regolatore non ha solo non ha avuto solo il compito di dare sicurezza al sistema bancario, forse, secondo me, vi è anche un certo spirito di iniziativa finalizzato a mantenere un certo potere sulla gestione del credito e della moneta. Grazie. Eccoci, ora passo la parola a una ricercatrice molto conosciuta della rete, Nicoletta Foscheri. Ciao Nicoletta! Lavorerei con delle tabelle, giusto? Ci presenterei delle tabelle e ti lascio la parola. Farfalla della moneta creditizia, farfalla, perché è un battito d'ali di farfalla che sta provocando una serie di catastrofi nel tempo e nello spazio. Un semplice battito di farfalla, poi farfalla perché fa fallimento, fa fallire, sta facendo fallire, diciamo, con i finti fallimenti delle banche e fallire il nostro comunque paradigma sociale. Cos'è questa falla che fa farfalla? È il fatto che praticamente dalla nascita delle scritture contabili, con il sorgere dei banchieri mercanti in quelli di Firenze, Venezia e Genova, si ha a che fare con delle scritture appunto che fanno come se la moneta, cioè pongono l'attenzione sullo scambio tra crediti e debiti e come se la moneta, siamo in un sistema come se la moneta non esistesse, un sistema dove la moneta è fantasma, siamo come quegli eschimesi che circondati da neve da mattina a sera non hanno la parola per citare e descrivere la neve. Ora, noi sappiamo che gli eschimesi hanno almeno 10 parole per descrivere 10 tipi di neve, noi non abbiamo neanche una parola contabile, ontologica, filosofica, semantica, giuridica per definire la moneta, perché la moneta sin da quell'epoca lì, cioè dall'epoca del 300, 400 in Italia, nasce con la nota di banco come travestita da titolo, quindi la contabilità non prevede la nascita della moneta dal nulla, siamo in quel che si diceva allora e anche adesso un regime di moneta merce, ma che moneta merce totale non fu mai, anche perché l'oro non può mai avere valore intrinseco, perché il valore non è mai intrinseco. Già all'epoca infatti la moneta, le monetine d'oro e d'argento depositate nei caveau delle banche o dei banchi, praticamente era una moneta collegata, il cui valore era collegato a quella moneta immaginaria di cui ho parlato prima l'onorevole Sibilia, moneta immaginaria descritta da Luigi Einaudi in un saggio del 1930, la moneta immaginaria da Carlo Magno alla rivoluzione francese. Quindi anche quando avevamo il bimetallismo, l'oro e l'argento, il valore della moneta era sempre convenzionale. Comunque la nostra moneta nasce come una unità di conto, una scrittura contabile
che la copertura in oro serve solo a garantire, cioè a infondere fiducia, ma è solo putativa. Laddove si dice copertura, si dice automaticamente fallimento, perché laddove si dice copertura non è mai successo nella storia che questa copertura fosse tale, nel senso è sempre automaticamente, sistematicamente superata. E infatti ad esempio lo fu con il primo grande crack di una compagnia bancaria della storia, come ad esempio la prima di una lunga serie fino adesso, il crack dei bar di Peruzzi e Acciaioli, i quali fallirono non già per un credito deteriorato, il credito incagliato del re d'Inghilterra, fallirono perché i veneziani che avevano prestato loro ai bardi ti ritiravano le loro biglie, esattamente come sta succedendo adesso, che le nostre banche falliscono perché i veneziani di adesso, che si nascondono dietro a società di comodo sempre loro nel Delaware, queste società di comodo che controllano il cartello delle banche dealer, queste qua decidono, come ci spiegherà Govoni, di svendere o di vendere allo scoperto, comunque decidono di ritirare le biglie perché decidono che quelle banche lì devono fallire. Perché quelle lì? Perché quelle popolari? Perché quelle popolari danno fastidio, cioè perché quelle popolari, quelle di credito cooperativo, cooperazione sancita comunque dalla nostra Costituzione, danno fastidio per la concezione della persona. Questi nominees, questi invisibili, questa mano invisibile che agisce dai comodi paradisi fiscali, preferisce l'anonimato delle società per azione, ok? Quindi le banche popolari devono sparire, essere fuse, incorporate dentro alle SPA, perché indicano una timida strada di quello che dovrebbe essere. Quindi questa piccola falla che fa sì che la moneta sia invisibile ci porta ad altre falle a catena, due falle principali contabili, poi altre falle giuridiche, poi illogicità, sofismi linguistici del tipo la BCE che definisce nel definire gli aggregati monetari, dice che gli aggregati monetari sono tutte liabilities, tutte passività con un grado alcolico, un grado di moneyness, cioè si inventano persino la parola. Le sono passività con un grado più o meno di monetabilità. Che cioè, si può arrivare. Praticamente la moneta deve sparire. Perché deve sparire? Perché la moneta è quell'unica cosa che io posso avere in tasca, nella borsa, in una cassa, o anche nella mia cassa, che deve essere il mio deposito, e che appartiene a me e che non devo a nessuno. E quindi qua c'è un attacco alla proprietà, c'è un attacco alla proprietà privata. Ecco, allora, queste due falle contabili sono, da una parte, la mancata iscrizione appunto della moneta creata, e poi spiegherò come si può fare. L'altra falla è quella di mettere il deposito al passivo. Questa cosa di mettere il deposito al passivo è praticamente un resto di quella abitudine di copertura, la quale in un sistema completamente fiat va eliminata la riserva, perché noi adesso siamo in un regime fiat spurio, nel senso che nel 1971 è stato sì eliminata l'aggancio all'oro della banconota dollaro, però in realtà contabilmente noi siamo sempre in un regime di moneta merce, per questo che è così essenziale cambiare la contabilità. Quindi, allora, nella mia ricerca ho cercato di capire cos'è che differenzia la moneta dal titolo. Quello che differenzia la moneta dal titolo, c'è il codice civile. Il codice civile non definisce la moneta, però fa come se
diciamo, sottintende che la moneta è una cosa fungibile. Comunque traspare dalla lettura del codice civile che la moneta è un diritto reale, oggetto di diritto reale, è assoluto, e soprattutto un diritto erga omnes, non scade come il titolo. Il titolo invece è relativo e scade. Nelle IAS 7.6 si definiscono i cash and cash equivalents, che Tofason prima mi guardava per sapere come si traducono. In italiano sono stati tradotti in modo veramente perfido, perché cash e cash equivalents è stato tradotto con disponibilità liquide ed equivalenti. Ora, cash e cash, cash e cassa o contante? Contante, noi abbiamo la parola contante, noi abbiamo inventato la contabilità e noi adesso ci mettiamo a fare gli inglesismi, cioè gli anglicismi, di tradurre cose che poi vengono dalla nostra cultura, tradurle in un senso assolutamente diciamo supino ai banchieri. Quindi cash e cash equivalents sarebbero i contanti e affini. Contanti affini sono stati tradotti in, sono stati definiti dallo IAS 7.6, cioè le norme internazionali che man mano si stanno delineando e imponendo senza passare dal Parlamento, cosa gravissima, i contanti strettamente parlando, cioè i contanti alla mano, monetine.